Nei giorni seguenti, Lucy pensò spesso a Lumiere. Dal loro primo incontro non lo aveva più visto. Malgrado tutti i dipendenti e familiari del signor Geron vivevano nel teatro. Le Maisons de Geron era un'enorme villa fatiscente, il cui cuore pulsava nel teatro. Le stanze e alcuni tetti si estendevano tutti intorno, appuntiti come zanne dalle tegole larghe, turchesi e maltrattate da troppe tempeste. A Lumiere fu offerto un tetto da arredare e decorare a suo piacimento, un grande privilegio per un ombralupo. Lucy, pensate, dormiva in una semplice stanza con un anonimo soffitto. Per Geron non aveva senso darle un tetto se la ragazza avrebbe potuto sfruttare la sua magia per cambiare quel soffitto a suo piacimento ogni notte. Vivendo nella stessa dimora e lavorando nello stesso posto, Lucy sperava di incontrare Lumiere. Ma durante le prove del corpo di ballo di Ala, unico momento in cui avrebbe certamente trovato Lumiere a progettare le scenografie per la sorella, Nana la faceva chiamare per accompagnarla in città a fare compere. Non era raro che tutti gli artisti del teatro cenassero insieme o si ritrovassero in qualche taverna a bere qualcosa dopo le prove. A Lucy non piaceva particolarmente stare in mezzo agli altri, preferiva cenare da sola. Eppure fece qualche tentativo solo per rivedere lui. Anche qui non ebbe fortuna. A quanto pareva, Lumiere era un tipo più solitario di lei. Passò un mese e Lucy non incrociò il ragazzo nemmeno una volta. Nel frattempo, gli spettacoli delle Maisons de Geron andavano a gonfie vele e il teatro si popolò presto delle creature magiche più disparate. I corridoi e le stanze erano sempre più affollati e più persone c'erano attorno a Lucy, più lei si sentiva tremendamente sola. Una sera, mentre tornava nella sua stanza, vide un folletto servitore con in mano un vassoio di viola allegra, una bevanda molto in voga nell'alta società a quel tempo. Lucy si soffermò qualche secondo ad osservare il folletto, aveva il naso talmente lungo da sfiorare la bevanda viola nella tazza. Se gira a destra, pensò Lucy. Il folletto girò a destra. Lucy tentennò ancora qualche secondo e poi lo seguì. Qualcuno bussò alla porta del tetto di Lumiere. Entra pure, folletto. Temevo che la mia viola allegra non arrivasse più. Lucy entrò nella stanza come un topino che esce dalla sua tana. Non riuscì a credere ai suoi occhi. Il tetto di Lumiere era stupefacente. Eppure, strano, molto strano, più lo osservava e più capiva che non c'era nulla di magico in quel tetto. Era tutto realizzato con mani umane, per così dire. Travi in legno percorrevano tutte le pareti, attorcigliandosi come bisce, e fra una trave e l'altra vi erano dipinte una moltitudine di storie, draghi acquatici, alberi parlanti, ninfe, battaglie e momenti d'amore. Lucy rimase imbambolata a osservare le tante stelline in carta da lettere che pendevano dalle travi, barattoli con erbe, piante e luci. Guarda che freddo, non ha lo stesso sapore. Lumiere uscì scostando la tenda dietro cui stava lavorando. A giudicare dalle ombre, doveva esserci anche un'altra persona dietro quelle tende. Se la vista del tetto, imbambolò Lucy. Quando vide Lumiere a petto nudo, coi capelli scompigliati e le braghe che faticavano a tenersi in vita, beh, si pietrificò definitivamente. Che la dea Calante mi oscuri, il mio folletto si è trasformato in un'illusa. Lumiere si avvicinò a Lucy senza battere ciglio e si fermò davanti al vassoio. Ora Lucy poteva sentire il suo profumo, inebriante e opprimente per qualsiasi pensiero non fosse rivolto a lui. Due zollette di zucchero, per favore, disse Lumiere, inclinando la testa per voler osservare ogni minimo movimento di Lucy, che al momento sembrava non respirare nemmeno. Cielo stellato, mi sta passando la sete, esclamò il ragazzo, alzando gli occhi al tetto. Lucy si destò, poggiò il vassoio sull'unico spazietto libero che aveva trovato su di un enorme tavolo da lavoro. Pennelli, colori e barattoli il cui contenuto le era ancora sconosciuto occupavano qualsiasi cosa in quella stanza. Preparò la viola allegra, si girò per porgerla a Lumiere, ma lui era scomparso. Da questa parte, pagliaccetta! La voce proveniva da dietro le tende di seta d'acqua. È
Ecco, signor Lumière, perdonate se vi ho fatto attendere. Lucy gli porse la tazza di viola allegra. La bevanda ad un viola intenso pareva un piccolo lago al tramonto sotto le luci calde di quella stanza. Non mi dire, Lumi! È Lucy! È proprio Lucy! Quella Lucy! Disse una ragazza. Lucy non aveva osato alzare lo sguardo dalla tazza fino a quel momento. Esatto, Alba. Quella Lucy che ha fatto raffreddare la mia viola allegra. Proprio lei. Disse Lumière sorseggiando la bevanda e mostrando smorfie di disgusto. Alba era una ninfa ed era completamente nuda. A nascondere un po' di lei c'era solo una cascata di capelli che scivolava fino alle sue caviglie come succo d'arance appena colte. Occhi grandi e verdi come l'acqua dei laghi in estate erano rivolti a Lucy con ammirazione. Lucy non aveva mai provato tanto imbarazzo in vita sua. Avrebbe voluto riavvolgere il tempo e non aver corrotto quel povero folletto. Alzatasi dal pavimento di cuscini su cui era distesa, Alba si avvicinò a Lucy, come se fosse un pezzo da collezione. Le sue dita morbide sfiorarono il viso della ragazza, giocarono con i riccioli rosa di Lucy e giocherellarono sulla pelle nuda delle spalle. «Come sono soffici i tuoi capelli, Lucy! E i tuoi occhi! Tuo padre deve averli pagati una fortuna!» Sì, comunque è una parrucca. Non sono i miei...» balbettò Lucy, immobile con le mani strette dietro la schiena. «Oh, sì, lo so!» Alba continuava a girargli intorno e più la ninfa osservava Lucy, più Lucy si sentiva piccola, brutta e insignificante. Ogni passo di quella ninfa era elegante, sensuale, tutto di lei perfetto. «I tuoi capelli, invece...» «Oh sì, i miei... sono miei!» disse Alba con un sorriso. «Ammiro tanto anche la tua pazienza nel truccarti, Lucy! Guarda che capolavoro! Noi ninfe non ne abbiamo bisogno, per fortuna! La nostra pelle è perfetta così! Impazzirei altrimenti!» Un dito di Alba alzò il mento di Lucy. «Mi piaci!» «Sei molto bella, Lucy. Dovremmo posare insieme per Lumière. Che ne dici, Lumi?» Al sol pensiero, ogni goccia di sangue nel corpo di Lucy fluì verso il cervello e ora si sentiva ancora più frastornata. Lumière si limitò a ridacchiare, posando la sua tazza, felice che l'orrendo supplizio di quella bevanda fredda fosse giunto all'ultima goccia. «Oh, andiamo, Lumi! Non è una cattiva idea!» «Io non dipingo cose false, Alba!» Ecco, ora tutto il sangue di Lucy tornò giù di colpo, spinto da un secchio d'acqua gelida che le si riversò addosso con forza. «Lumière, non pensavo fossi fra quelli che discriminano gli illusi! Che idiota! Guarda, l'hai ferita! Povera piccola!» Alba strinse Lucy a sé. I capelli della ninfa avevano l'odore di foglie bagnate dalla pioggia e quel profumo calmò per un momento la mente di Lucy, disse Lumière. Alba sbuffò, prese il suo abito di seta d'acqua, diede un bacio sulle labbra a Lucy e se ne andò come una brezza gentile. «Ninfe, delle impiccioni di prima categoria!» «Allora, Lucy, come mai Nanati fa fare da cameriera? Non sei troppo preziosa per queste cose?» le chiese Lumière accendendosi una pipa. «George non si sentiva molto bene questa sera, signore.» In quella villa c'erano altri 4 folletti che avrebbero potuto sostituire George e solo in quel momento Lucy si accorse di quanto fosse stupida la sua scusa. «Certo. Ti prego, non chiamarmi signore, mi fai sentire vecchio, ho solo qualche anno più di te.» Il rumore della pioggia sul tetto interrompe un silenzio imbarazzante. «Sapete, sai, se, ecco, se ti servisse una modella e se ti procurassi un cristallo di Morfeo, io...» balbettò Lucy con tutte le energie che riuscì a mettere insieme per far uscire quel pensiero che le martellava in testa da quando Alba se n'era andata. «Sì, lo so, potresti prendere le sembianze che più desidero. Ma questa
È una cosa che funziona con Torres, il ballerino con cui riordini l'armadio delle scope. Non con me. Le rispose Lumière, esalando fumo viola. Lucy sentì un'altra secchiata d'acqua gelida arrivarle dritta in faccia. «Oh, non fare quell'espressione! Non c'è niente di male!» disse Lumière, che nel frattempo era tornato a lavorare al suo dipinto. «Come...» La voce di Lucy si faceva sempre più flebile. «Come faccio a saperlo? A Torres piace vantarsi, ma questo... lo sai già, vero Lucy?» In quel momento... La ragazza decise di aver preso abbastanza acqua gelida per una sola sera. Fece un lieve inchino e si congedò. «Torna a proporti come modella, quando sarai autentica, Lucy. Non posso nemmeno dire di averti guardata negli occhi. Sono finti anche quelli», disse Lumière, al di là delle tende. Lucy si fermò sul ciglio della porta, la richiuse, prese un foglio, un pennello e alcuni barattoli di colore. Tornò nello studio di Lumière e prese posto su un cavalletto. Lumière la guardò stupito, mentre la ragazza iniziò a dipingere. «Li conosco bene quelli come te, Lumière». La voce di Lucy gli sembrò diversa, come se quelle parole non provenissero dalla stessa persona che era ferma lì solo qualche minuto fa. «Pensano di capire l'essenza delle persone. Ricercano... come la chiamate? Ah sì, autenticità!» «Ci volete veri, senza trucchi, senza inganni, acqua e sapone!» L'attenzione di Lumière ora era rivolta completamente a lei. E mentre lui posava i suoi pennelli, lei ne prendeva altri e dipingeva sempre più freneticamente. Stava parlando con lui, ma anche con la tela, anche a se stessa e anche a qualcun altro. «Una volta cancellato il trucco, volete abbattere tutti i muri. Dopo i muri volete aprire le gabbie perché dovete vedere chi c'è sotto la superficie. Dovete arrivare all'essenza. E come capita ad alcuni maghi che si addentrano in antichi templi alla ricerca di inestimabili tesori, quelli come te non sono pronti a quello che c'è lì sotto. Il tesoro... che tanto avete cercato non è altro che una bestia, vera e autentica mostruosità!» Lucy posò i pennelli, bagnò le dita nell'inchiostro nero e continuò a dipingere. «Ed eccovi, l'uno di fronte all'altra. La bestia è orribile, ma pensa, ehi, ha fatto tanta strada solo per vedermi, significherà qualcosa. E invece scappate! Lo fate sempre. E alla bestia tocca chiudere di nuovo le gabbie, ricostruire i muri, comprare bei vestiti, ricoprirsi di cipria e tingersi le labbra con un po' di rosa e abbinarle a un dolcissimo sorriso». Lucy chiuse gli occhi, fece un bel respiro e si alzò dal cavalletto. «Quando sarai pronto a questo, potrai conoscere la vera me», disse indicando la sua tela. Poi uscì dalla stanza e Lumière rimase seduto dov'era. Voleva vedere cosa avesse mai potuto pasticciare quella ragazzina, ma qualcosa lo frenava. Finì la sua pipa, la pioggia sul tetto aumentava il suo ritmo, si avvicinò al dipinto di Lucy e barcollò all'indietro, riversando polveri e pigmenti sul pavimento. Madame Nils era intenta ad ammirare un'ultima volta il suo riflesso prima di abbandonarsi ai sogni che quella notte le avrebbe regalato. Sobbalzò al suono delle porte della sua stanza che si spalancarono con forza. «Lumière!» gridò portandosi una mano al petto dallo spavento. «Chi ti ha fatto entrare? È questo quello che stai cercando, Nils? È davvero questo quello che mi hai mandato a recuperare?» urlò Lumière, sbattendo il disegno di Lucy sulla scrivania. Madame Nils si alzò lentamente dal letto. La sua lunga vestaglia di velluto le donava la scia di un fantasma. Diede un'occhiata al disegno e sorrise. «No, Nils, io me ne tiro fuori. Non possiamo liberare una cosa del genere. Consegniamola all'Alto Consiglio e lasciamo che la gettino nel lago dei rimpianti». «Abbiamo bisogno di lui, Lumière. La nostra causa ha bisogno di lui
E anch'io. Io non mi avvicinerò più di un solo passo a quella... E per qualche secondo... Cosa? In quel momento, una fitta attraversò il cuore di Lumiere. Scappate! Lo fate sempre! Le parole di Lucy gli risuonarono nella testa. In quel momento si rivedeva perfettamente nelle parole di lei. E per qualche secondo si sentì una vera merda. Oh sì che lo farai! Lucy è un vaso che tu porterai in cima al tetto più alto di tutta la regione. Lo farai cadere, si romperà in mille pezzi e lui sarà libero. Quella ragazza è già rotta, disse Lumiere. La rabbia lasciò il posto a un barlume di dispiacere. Allora non servirà un tetto così alto? Perché proprio io? Domandò Lumiere. Perché gli incubi amano cibarsi di luce e la tua luce fa il caso suo. Ah, grazie Nils, ora sì che posso stare tranquillo. Nils si avvicinò a Lumiere e prese il suo volto fra le mani. Lumiere, tutto quello che abbiamo sempre sognato è nelle tue mani. Non deludermi proprio adesso. George bussò alla camera di Lucy e le porse un messaggio da parte di Lumiere. Lucy si precipitò da lui, avrebbe voluto chiedergli scusa per quanto era successo, ma fu Lumiere a iniziare la conversazione. Sai, avevo capito fin dal nostro primo incontro che il tuo simpi è manomisso. Chi ci lavora su usa pigmenti magici scadenti e falsificare il colore di un simpi non è una cosa da poco. Ecco perché il tuo simpi prima è diventato verde, era blu, ma il giallo non ha retto. Le disse senza voltarsi, continuando a lavorare al dipinto di Alba. Ancora una volta, questo ragazzo dagli occhi di ametista l'aveva sorpresa. Aveva visto più di lei in un mese che tutta la sua famiglia in 15 anni. Portami la viola allegra una volta a settimana. Ci penserò io al tuo simpi. Ora vai. Grazie, Lumiere, e per quello che è successo prima, sappi che... Vai, Lucy, devo lavorare. Ci vediamo la prossima settimana. Lucy annuì, chiuse la porta alle sue spalle e... sorrise. Era felice, felice di poterlo rivedere ancora una volta.